costituente, la democrazia e chi ce l'ha. All'inferno, dice Paolo, già c'è, no? Forse fa parte di qualche club satanico, tipo anche lui il Bilderberg. Vabbè, ma è chiaro. Allora, no, noi ci apprestiamo, mi corre l'obbligo di concludere questa nostra manifestazione e vorrei ricollegarmi un po' a quello che diceva Fabio nel suo efficacissimo intervento e anche a quello che diceva adesso Beppe. Allora, a un certo punto Fabio ha esposto in modo abbastanza chiaro e semplice qual è l'idea che ci siamo fatti noi come coordinamento, cioè quella che occorre costruire una ampia alleanza popolare e politica e sociale per potersi liberare da questi delinquenti e uscire da questa gabbia dell'euro. E noi abbiamo dato un nome che evoca la storia italiana, Comitato di Liberazione Nazionale. Vorrei fare un piccolo ragionamento su questo. Il Comitato di Liberazione Nazionale, che nacque durante la guerra, raggruppava quelli che saranno poi i partiti di massa che segneranno la storia della Prima Repubblica. Ma quel Comitato di Liberazione Nazionale è nato in circostanze eccezionali e noi siamo sicuri che si formerà un Comitato di Liberazione Nazionale, perché stiamo appena entrando in un periodo di eccezionali tensioni interne e geopolitiche internazionali. Questo Comitato di Liberazione allora fu anticipato da degli eroi, no? Voglio dire, di persone che anche durante gli anni in cui il fascismo, come appunto veniva ricordato, aveva il massimo del consenso, ruppero il ghiaccio, aprirono delle brecce anche solo simboliche e lottarono in modo eroico contro quel regime di dittatura fascista. Non sarebbe nato il CLN se non ci fossero stati quelli che sono andati in prigione, quelli che hanno combattuto, quelli che sono stati costretti all'esilio, che hanno insomma messo con coraggio, gettato non solo la loro mente ma il loro corpo nella lotta. E quindi si faceva riferimento al fatto che oggi si è in minoranza, anche se sappiamo che nell'opinione pubblica il flusso, diciamo così, contro questa Unione Europea, contro questa gabbia è maggioritario. Occorre molto lavoro, ma noi siamo certi che alla fine questo Comitato di Liberazione Nazionale, questa alleanza si formerà. Quali sono i criteri, quali sono i limiti di questo Comitato di Liberazione Nazionale? Noi vogliamo essere chiari, perché spesso riceviamo delle critiche, noi abbiamo un nome che non desta, diciamo così, molte simpatie. Ancora ci rompete con questa storia della sinistra, ma ormai siamo dentro una gabbia, sinistra, destra, tutti uniti. Il Comitato di Liberazione Nazionale metteva insieme dai comunisti, ai socialisti, ai cattolici, ai democristiani, fino ai monarchici e anche ai padoliani che erano stati con Mussolini fino a 2 anni prima. Noi lo sappiamo questo qui. Questa grande alleanza che sorgerà sarà quella che potremmo chiamare un'alleanza dei patrioti che vogliono ridare indipendenza e libertà e sovranità a questo paese. Noi siamo per questa cosa. Ma dentro questa cosa qui, che sorgerà perché entriamo in un periodo di tensioni assolutamente straordinarie ed eccezionali, dovrà comunque avere le sue parti componenti. Noi vogliamo essere quella parte componente di questa alleanza popolare che, oltre a parlare di sovranità, di indipendenza e di democrazia e di difesa della Costituzione, non dimentica quello che per noi non è solo un principio valoriale, è un orizzonte storico che noi continuiamo a chiamare socialismo. Ovviamente si può dire i socialismi sono falliti, è uno dei compiti che ci siamo attribuiti come coordinamento, quello di ridare dignità a questa parola, di ridare una nobile dignità a questa parola. E quello che noi intendiamo per socialismo è perché questo socialismo secondo noi è fattibile in questa epoca in cui il capitalismo multinazionale e globale ci sta portando alla distruzione. E questo è un compito di quelli che ci assumiamo, ma questo è un compito storico, è un compito di medio e lungo periodo. Intanto noi siamo già per adesso, già qui, per unire tutte le forze che noi chiamiamo sovraniste. Ci sono delle sfide che ci attendono. Io non sono sicuro di credere a Renzi, che è un noto Pinocchio, se è vero che lui vuole arrivare fino a fine legislatura e se non voglia precipitarsi alle elezioni anticipate. Supponendo che ci precipiti alle elezioni anticipate, in questo marasma politico, sarà ora o non sarà ora che anche sul piano elettorale, sul piano politico complessivo, presentiamo agli italiani una coalizione forte con dei principi saldi che si batte per la sovranità monetaria, democratica e popolare? Pensiamo che questo sia, che noi pensiamo che sia giunto il momento. Non si tratta, amici e compagni, per chi è compagno, no? Di fare alleanze posticce. Alcuni di noi hanno sperato nel Movimento 5 Stelle. Dopo tanto tempo avete visto che la diarchia si è decisa, loro sono per uscire fuori dall'euro, era ora che lo dicevano, no? Ma questo movimento non ha un vero radicamento sociale.
cioè un movimento più che altro, come dire, internettaro. No, cioè, vedete, chi c'è qui del Movimento 5 Stelle? Molto spesso li incontriamo in iniziative, ma è faticosissimo. E poi che ne sappiamo se loro tengono davvero questa linea? E la cosa che più ci preoccupa noi del coordinamento è che Renzi sta, guardate che è un passaggio molto importante, l'Italicum prevedeva un premio di coalizione assolutamente antidemocratico, perché la legge fascista elettorale Acerbo del 23 era più democratica di quella che sta proponendo Renzi, cioè che praticamente una forza che ha la minoranza nel paese può prendere la maggioranza assoluta dei seggi. Adesso Renzi sta rideclinando la cosa, apparentemente violando il patto del Nazareno, per cui il premio potrebbe essere dato non alla coalizione ma al partito. È chiaro che vincerà il Partito Democratico. E qui il Movimento 5 Stelle, e noi l'abbiamo segnalata questa cosa, sembra abboccare il richiamo della foresta di Renzi e adottare questo modello elettorale assolutamente antidemocratico. Cioè noi, insomma, vorremmo che il Movimento 5 Stelle credesse davvero alla politica dell'anti-euro, ma ci lascia in dubbio certe mosse che fanno, ci lasciano in dubbio certe uscite che fanno, che sono un giorno una, un giorno l'altra, ma dobbiamo incalzarli, perché io non penso che noi si possa pensare a un Comitato di Liberazione Nazionale e a un'alleanza dei sovranisti senza inchiodare il Movimento 5 Stelle, che dobbiamo riconoscere è l'unico partito di opposizione seria in questo paese, senza cercare di portarlo dalla nostra parte. E dobbiamo incalzarli, perché sono una forza potente ancora. E a maggior ragione se questo Movimento 5 Stelle non fosse conseguente e accettasse o si spaccasse o si dividesse. Noi siamo il faro per tanti elettori del Movimento 5 Stelle. Non dobbiamo, cioè, dobbiamo fare presto, questo è il punto. Quindi, a cominciare dalle prossime settimane, il coordinamento, qualcuno lo sa, indice e convocherà tutti i sovranisti, le varie associazioni, aperta a tutti chiaramente, una riunione nazionale, si svolgerà il 6 dicembre e lì cercheremo di vedere se mettiamo da parte, come dire, le politiche settarie, i personalismi, gli egocentrismi, e se noi cominciamo a dare l'esempio di unità per fare il primo passo verso questo Comitato di Liberazione Nazionale. E quindi concludo, noi guardiamo con molta attenzione anche quello che sta avvenendo a sinistra. Non diamoli tutti per morti, non sono tutti scemi. Il passaggio che Renzi sta compiendo o che sta facendo compiere al Partito Democratico è un passaggio decisivo, perché sta sbudellando lo stesso Partito Democratico che lui ha praticamente conquistato. Ci sono pezzi del Partito Democratico che cominciano a dire apertamente che l'euro non è sostenibile, e questo avviene anche in partiti come quello della Rifondazione Comunista. Per questo diciamo, e concludo, siamo lieti di annunciarvi a tutti che come coordinamento della sinistra no euro il 22 novembre a Roma avremo un incontro pubblico che sarà fatto in un teatro. Saranno ospiti di questo incontro, che vuole essere un incontro in parte scientifico ma anzitutto politico. Parteciperanno Emiliano Brancaccio, che è un noto e valente economista, che chiaramente dice che non solo l'euro è insostenibile, ma che ci sono vari modi di uscire dall'euro, e noi diciamo uscita da sinistra, per intendere un'uscita che salvaguardi il mondo del lavoro e non solo il grande capitalismo e le grandi banche. Ci sarà Vladimiro Giacchè, un altro noto economista che ha un grande peso a sinistra. Ci sarà Enrico Grazzini, un giornalista molto noto del gruppo Espresso Repubblica, che comincia a rompere la cortina, diciamo così, di ferro, perché Repubblica è uno dei partiti più auristi che ci sono. Ci sarà Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e cercheremo di inchiodarlo, di dirci quanto aspetta a decidersi, a dire chiaramente usciamo da questa gabbia che è l'euro. E poi ci sarà anche Stefano Fassina, che tutti conoscete. Non diteci che era il sottosegretario con il governo Letta, lo sappiamo, glielo chiederemo, gli chiederemo conto, ma Stefano Fassina è uno di quelli che sta dando una battaglia contro questa finanziaria perché è liberista, e anche lui sta dicendo che ormai l'uscita dall'euro è posta all'ordine del giorno. Si cominciano a sentire i primi scricchioli nel palazzo. Noi non vogliamo essere autoreferenziali, vogliamo appunto costruire, ricordatevelo, un Comitato di Liberazione Nazionale, cioè un'alleanza potente che sfida le forze dominanti per rovesciarle e per prendere il governo in questo paese.